Oggi mi riservo di usare qualche minuto del vostro tempo per un breve commento a uno studio estremamente interessante che ho avuto modo in queste settimane di leggere e che è lo studio realizzato da Concip Italia con la sempre ottima SRM in riferimento ai corridoi e all'efficienza logistica dei territori. Per capirci questo studio qui. Vi invito a leggerlo puntualmente perché è un ottimo lavoro e soprattutto, come tendo a voler ripetere, è un lavoro di grande profilo scientifico e con il profilo scientifico e l'analisi tecnica puntuale, il decisore sia privato che politico, il decisore strategico particolarmente, ha la possibilità di mettere in piedi opportune azioni. Il dato principale che emerge è che i porti di Genova, La Spezia e Venezia sono identificati come i tre scali più rilevanti per quanto riguarda l'import e l'export delle aziende italiane concentrate nelle tre regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Le tre regioni da sole, lo riporta questo studio, totalizzano circa il 53% del totale dell'interscambio italiano con l'estero. E quindi capite quanto rilevanti siano queste tre regioni e i porti da esse utilizzati, non tanto e non solo in questa fase di crisi, ma soprattutto nella fase di rilancio e di uscita, si spera a più breve tempo possibile, da questa terribile crisi causata da Covid-19. Possiamo andare avanti nell'analisi, ci sono degli spunti interessanti anche legati a due temi, che sono quello dell'utilizzo ancora in maniera molto marcata della modalità Ex Works da parte della nostra manifattura delle tre regioni di riferimento nel modo con il quale vende le proprie merci. Questo è un dato che, se da un punto di vista scarica la responsabilità e i costi e i rischi del trasporto sul compratore, dall'altro non utilizza fino in fondo i potenziali volumi a servizio della nostra logistica, della nostra economia. Dovremmo passare dall'idea, dal concetto di vedere l'organizzazione del trasporto e quindi l'utilizzo magari di contratti, se non CIF, almeno perlomeno FOB, dal punto di vista del costo al punto di vista della creazione di ulteriore valore. E quindi potremmo e dovremmo agire anche per aiutare e sostenere le nostre imprese a fare un cambio di mentalità e ad utilizzare molto di più altre forme di natura contrattuale per la movimentazione internazionale delle proprie merci. Io volevo ricordare che nella recente discussione sulla revisione degli Incoterms addirittura c'era chi parecchi paesi avevano proposto l'eliminazione totale di Ex Works. Quindi noi dovremmo essere in grado di fare un'analisi su questo punto e capire che forse potremmo e dovremmo agire in maniera differente. Un altro aspetto è quello importante del far entrare la sostenibilità nel criterio col quale si valutano le procedure di sviluppo e i modelli di sviluppo futuri. Sostenibilità significa anche pianificare collegamenti e le connessioni logistiche in maniera più intelligente, quindi spingere sempre di più sullo shift modale. Vediamo che invece questo studio continua a dirci che noi utilizziamo in maniera molto marcata la modalità gomma, e dovremmo sempre di più invece pensare a spostare la modalità di movimentazione delle merci sul ferro, e l'assoluta necessità dell'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica sarà quello che ci permetterà nel prossimo futuro di fare la differenza e di aggiungere valore lungo catene di valore globali alla nostra manifattura, alla nostra presenza sui mercati. Un sistema portuale veneto che quindi esce da questo studio rinfrancato e rafforzato perché viene individuata la sua importantissima funzione a servizio dell'economia nazionale. Noi questa funzione ce l'avevamo già ben chiara, lo facciamo tutti i giorni con tutti gli interventi appunto legati all'innovazione tecnologica, legati al miglioramento delle catene logistiche, all'efficientamento delle connessioni non solo del porto, ma del porto con il proprio retroporto ideale, quindi con tutta la regione e con le altre regioni coinvolte. Uno studio che ci dà ancora di più la voglia di migliorare quanto stiamo facendo e di lavorare ancora di più integrati con l'economia del Veneto e con l'economia delle regioni che ci circondano. Questa è una grande sfida, ma è anche la sfida principale che noi dobbiamo riuscire a vincere nel prossimo futuro per uscire più forti da questa crisi che in questo momento sta colpendo in maniera molto pesante l'intera economia del nostro Paese.